Allora, ragazzi, oggi faremo una ricettina da sballo. Direte voi perché queste cose qua che sono? Sono degli gnocchi farciti. Devo dire la sincera verità, sono veramente buonissimi. Quindi vale la pena creare la ricetta. Quindi sono gnocchi farciti con pomodoro e mozzarella, però devo dire la sincera verità, sono veramente grandiosi. Come li andremo a condire? Faremo un po' di funghi secchi porcini, quindi realizzeremo una crema con i funghi secchi porcini del prosciutto cotto e della cipolla, ovviamente. Allora, di funghi non ne andranno molti, quindi noi andremo a prendere una mezza vaschetta che adesso andremo a mettere in acqua. Vi consiglierei sempre di prendere una pentolina in cui poi voi avete la possibilità di cuocerli direttamente. Quindi prendete dell'acqua che deve essere praticamente tiepida, quindi non c'è bisogno adesso di mettere l'acqua sul fuoco. Possiamo semplicemente scaldare l'acqua, quindi andiamo a mettere una mezza parte di funghi, non c'è bisogno. Ok. E quindi li facciamo ammorbidire come minimo un quarto d'ora. Dopodiché andranno cotti almeno un minuto quando l'acqua diviene praticamente bollente. Quindi una volta fatto questa operazione è praticamente tutto pronto. Quindi siamo anche già nel. Tiepida, va benissimo, e li lasciate così un quarto d'ora. A noi praticamente serve solo il gusto, quindi non c'è bisogno di mettere tutti quei funghi porcini, che può fare benissimo 2 o 3 risotti oppure una bella pappardella ai funghi porcini. Quindi in questo caso qui abbiamo già questo, che comunque è bello tosto o calorico. E quindi a tra poco per cuocere i nostri funghi. Voilà, adesso mettiamo a cuocere quindi i nostri funghi per all'incirca un minuto, massimo 2 minuti, dopo l'ebollizione dell'acqua. Dopodiché li possiamo strizzare per bene e cucinarli poi come volete voi. Voilà, quindi mentre l'acqua sta praticamente andando in ebollizione, l'acqua per la pasta, abbiamo tagliato le nostre cipolle. In questo caso ho utilizzato un mezzo scalogno, che logicamente non è che ne devo fare parecchio. Andremo quindi, una volta sciolto il burro, anche abbiamo messo un po' di burro, una volta sciolto un po' di burro andremo a mettere il nostro prosciutto cotto, che penserà a diventare croccante e a rilasciare un po' di grasso. Voilà, quindi una volta che andiamo a fare sciogliere bene il nostro burro, possiamo anche inserire il nostro prosciutto cotto a dadini. Lo facciamo diventare un po' croccante, così abbiamo anche la croccantezza nel piatto. Una volta che è diventato un po' croccante, quindi anche un po' dorato, andremo ad aggiungere la cipolla. Facciamo lavorare per un minutino prima che tende a bruciarsi. Praticamente mettiamo i nostri funghi porcini, facciamo rotolare per un minuto a fuoco vivace e dopodiché innaffiamo con un po' di vino bianco, aggiungendo poi varie spezie, quindi potete mettere il prezzemolo, potete mettere tante altre cose che volete voi.
vedete, sembra si fa croccante. Mi piace il fatto della R muscia, è bello, eh? Buo, croccante, rende il piatto un po' più chic. Adesso, come vedete, il prosciutto cotto tende a cuocersi subito, possiamo abbassare la fiamma. Voilà, arrivati a questo punto, inseriamo la nostra cipolla. Voilà, anche qui logicamente saremo rapidi, onde evitare che la cipolla si va a bruciare. Adesso possiamo inserire i nostri funghi. Vediamo. Arrivare a questo punto aggiungiamo del sale e del pepe. Voilà, abbiamo aggiunto del sale e del pepe. Arrivare a questo punto, sempre come vedete tutto in versione molto rapida, aggiungiamo del vino bianco, potete aggiungere anche dello champagne. Non vi consiglio il vino rosso perché altrimenti viene troppo di colore rosso e quindi non è gradevole poi da guardare. Quindi adesso fate evaporare tutto il vino ed aggiungete la panna, e dopodiché diciamo dopo un minuto di cottura della panna assaggiate per vedere se avete bisogno di altro sale, e quindi diamo un po' la fiamma. Possiamo aggiungere anche in questo caso, posso aggiungere del prezzemolo, già aggiungo il prezzemolo fresco, poi dopo magari lo aggiungo fresco. Voilà, e fate evaporare tutto il vino. Arrivato a questo punto che il nostro vino si è praticamente asciugato, aggiungiamo la panna. Se non amate la panna potete aggiungere un po' di burro, in modo che da voilà. Logicamente voi se prendete sempre prodotti che sono di qualità, anche se sono la panna, i piselli, quello che volete voi, però comunque quando li prendete anche questi prodotti così e li prendete di qualità, per esempio la panna normale costa 1 euro, questa qua costa 3,50 euro, beh, già l'ho utilizzata diverse volte ed è veramente buona. Quindi quando utilizzate prodotti buoni poi ottenete una cosa fantastica. Allora, al nostro sughetto, per come condimento dei nostri gnocchi, è pronto. Assaggiate, se necessita di sale, pepe e compagnia varia lo aggiungete, altrimenti resistete. A più tardi andiamo a inserire i nostri gnocchi. Qui spegniamo. Cottura degli gnocchi è molto rapida, quando arrivano a galla un paio di minuti, però un paio di minuti no, un minuto, e poi si continua la cottura nel sugo, in modo che diventano belli sugosi. Allora, qua è spenta, la panna è fonda, ha bisogno di un po' di sale. Uè. Un po' di sale, mettiamo. Ci mettiamo anche un altro po' di prezzemolo. Pepe sta bene, una giratina così. Un altro assaggino e il piatto è
eccezionale già da questo. Allora ragazzi, un consiglio che vi voglio dare: quando preparate questo tipo di gnocchi, prima di tutto cacciateli sempre fuori già da quando state preparando il sugo, in modo che non entrano proprio freddi, non sono surgelati, però comunque in modo che non entrano nell'acqua freddi. Quindi accendete il sugo, ma una cosa molto importante dell'acqua è che deve essere veramente bollente, perché quando andrete a mettere gli gnocchi dentro, praticamente loro tenderanno a far sobbollire l'acqua. Quindi è molto importante. E poi inseriteli sempre due alla volta, tre alla volta, non tutti il pacchetto tutti insieme. Voilà. Adesso quando salgono a galla, che subito salgono a galla, fate fare un minuto di cottura, il resto della cottura la fate fare nel sughetto, che è già bel caldo, in modo che si riempiono di sugo e sono molto più gustosi. Un'altra cosa che vi volevo dire: non aggiungete formaggi. Questo è un piatto che va assaggiato senza parmigiani e roba varia. Voilà, come vedete stanno incominciando a salire a galla. Vedrete che tutti quanti contemporaneamente, vedete, cominciano a salire tutti. Una volta che sono saliti a galla, un minuto di cottura va bene, e poi un altro minuto e mezzo su per giù di cottura nella pentola. Voilà, quindi cominciamo a prenderli delicatamente. Adesso, senza aggiungere acque o cose strane, facendo fare un movimento rotatorio, però siccome è pesante sta cazzo di padella, li giriamo così. Facciamo continuare la cottura per un minuto e mezzo. Voilà, ragazzi, piatto terminato, buon appetito a tutti. De ce souhait de dialogue avec le pays, qui est celui du dialogue avec nos concitoyens de manière directe, c'est cette idée d'une concertation citoyenne.